Invece, per quanto riguarda la questione PD, su chi scommetterebbe come futuro segretario, scommetterebbe su di lei? Chi non scommette su se stesso vuol dire che ha poca autostima di solito, però al di là delle battute vediamo, c'è grande confusione, non si capisce ancora quali sono le regole, qual è il percorso più lungo, più breve. Di certo dobbiamo fare un'opposizione molto netta e di certo io sto dando il mio contributo a una fase costituente che ho preso sul serio, mi pare di essere tra i pochi che hanno preso sul serio la fase costituente, sto andando in giro per l'Italia con tanti amministratori, sto sperimentando nelle case delle famiglie della provincia italiana un modo anche per coinvolgere la vera base in una discussione di ripartenza, anche in maniera innovativa utilizzando i social, e ovviamente lo faccio anche rimettendo al centro il tema dei valori. Il viaggio che ho fatto a Charleroi per me è un viaggio nella memoria della mia famiglia, ma anche un modo per rimettere al centro il tema del riscatto sociale e per spiegare al PD che se oggi ci sono tanti poveri e se soprattutto il 60% dei poveri eredita la povertà dalla propria famiglia, significa che abbiamo fatto dei grandi errori negli ultimi 10 anni e noi non possiamo che ripartire da lì. Una sinistra che non si impegna, non si batte per tirar fuori le persone dalla povertà e per dare opportunità a chi non ne ha, semplicemente non è sinistra. Un'ultimissima domanda, visto che oltre al sindaco di Pesaro comunque è un dirigente nazionale del partito, la Moratti le piace? La Moratti è una candidata di destra che ha provato fino all'ultimo minuto ad essere la candidata della destra al posto di Fontana, non ce l'ha fatta e non può diventare la candidata della sinistra. Io fossi un elettore di sinistra in Lombardia faticherei molto a votarla e credo che il PD abbia in Lombardia tante risorse, a iniziare dagli amministratori locali, perché in Lombardia abbiamo visto tantissimi comuni e governiamo gran parte dei comuni capoluogo di provincia, quasi tutti, e quindi lì c'è una classe dirigente che può costruire un progetto di cambiamento per la Lombardia. Bene che la Moratti si candidi, ma deve prendere voti a destra, esattamente dalla parte politica dalla quale proviene.